Mentre il governo si dimostra totalmente incapace sull'emergenza immigrazione e la Sicilia è di fatto totalmente abbandonata, si fa sentire l'Unione Europea. Tutti ci aspettavamo un messaggio di solidarietà ai siciliani e contro l'immigrazione clandestina e invece un portavoce della Commissione Europea attacca il governatore Musumeci e dice che bisogna rispettare il diritto d'asilo. Tradotto, che cosa vuol dire? Che per l'Europa i porti e i centri di accoglienza devono restare spalancati. Insomma, da Bruxelles il messaggio è chiaro. Dell'accoglienza se ne occupa solo l'Italia. Noi, in Europa, ce ne laviamo le mani. In questo contesto il governo Conte non ha alcuna idea per limitare gli sbarchi. I porti sono apertissimi e incominciano a distribuire gli immigrati in tutta Italia. Tutto questo comporta un problema sanitario, sociale ed economico. Invece di bloccare l'immigrazione clandestina, il governo continua a varare costosissime navi di quarantena a spese degli italiani. È folle affrontare in questo modo la gestione dei flussi migratori. Evidentemente all'Europa va bene così. Se il peso dell'accoglienza ricade completamente sull'Italia, gli altri capi di Stato europeo esultano, stanno tranquilli, insomma. L'Italia viene quindi bistrattata, con il consenso ovviamente di Conte. Eh sì, perché il premier italiano ha svenduto i nostri confini e ha svenduto i nostri porti in cambio di un trattamento di favore, diciamo, dell'Europa. Un trattamento ovviamente di favore solo a parole, perché nei fatti l'Europa non ci considera su nulla. Ha ripercorso la strada già intrapresa ai tempi da Renzi, ve la ricorderete. Italia campo profughi d'Europa in cambio di un po' di flessibilità. Forse se arriva. Tutto questo francamente è una vergogna. Non è possibile che in un momento di così grave crisi economica e sociale il governo sia concentrato a sprecare soldi per i clandestini che, ricordiamolo, non hanno alcun diritto di stare in Italia. È uno schifo. L'unico che aveva combattuto contro questo sistema, Salvini, finisce a processo, mentre Conte e la Lamorgese, che ci avevano venduto l'epocale accordo di Malta come risolutivo, sono lì a fare danni. Per fortuna gli italiani non sono stupidi e faranno capire chiaramente a questi incapaci in Italia e in Europa che sono contro la mangiatoia dell'immigrazione e sono stanchi di fare favori a ONG e scafisti. Mancano meno di 30 giorni al processo di Salvini a Catania. Io, come tanti, sarò lì a Catania a fianco di Matteo quel giorno. Sarà importantissimo essergli accanto perché quel procedimento nei suoi confronti è un processo contro tutti noi italiani. In queste ore stiamo assistendo a una fortissima presa di posizione di tantissimi italiani che stanno ovviamente dimostrando la loro vicinanza al leader della Lega, ma devo dire che era una cosa di cui ci aspettavamo, perché ricordiamolo, ciò che ha fatto Salvini da ministro è ciò che gli italiani volevano votandolo. È bene ribadirlo, Matteo Salvini è stato l'unico a combattere con coraggio e impegno contro la mangiatoia dell'immigrazione, facendo crollare gli sbarchi e opponendosi a scafisti, ONG e tutti coloro che lucrano sulla accoglienza. Lo ha fatto difendendo i confini italiani e la nostra sovranità. Lo ha fatto contro tutto e contro tutti, contro i giornaloni, contro i radical chic, contro la sinistra, contro l'Europa. Lo ha fatto perché gli italiani erano e sono tutt'oggi stanchi di miliardi di euro sperperati per l'accoglienza di chi di fatto non ha alcun diritto di stare in Italia. Oggi più che mai dobbiamo stare vicini a Salvini. Con questo governo di incapaci sono aumentati gli sbarchi drammaticamente. Molte aree del paese sono già in emergenza, i centri d'accoglienza sono pieni, sono tantissimi migranti positivi al Covid. Insomma, è un disastro totale che ovviamente ricade sulle spalle degli italiani, che sono costretti ad assistere pure allo spettacolo indecoroso delle tante navi quarantena costosissime messe a disposizione per i clandestini. Ci sono in ballo due visioni totalmente diverse. Da una parte il governo con le sue idee immigrazioniste e buoniste, secondo cui dobbiamo accogliere tutti e gli immigrati vanno aiutati molto più degli italiani. E poi ci siamo noi, che con buon senso diciamo che l'immigrazione senza freni è un danno sociale ed economico e che l'Italia deve avere il diritto di limitare gli sbarchi anche chiudendo i porti a ONG e barconi degli scafisti. Rivendichiamo il prima agli italiani perché, soprattutto ora in un momento di crisi, vanno sostenuti economicamente i nostri connazionali in difficoltà. Da una parte abbiamo l'idea dell'Italia campo profughi d'Europa, dall'altra un'Italia fiera che difende i propri confini. Chi processa Salvini processa anche noi e noi con orgoglio non abbassiamo la testa e urliamo a gran voce: processateci tutti!